Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Sì, i miei capelli sono sempre peggio, però purtroppo non trovo soluzione a questo problema se non rasarli a zero, ma non mi sembra il caso. Quindi ce li facciamo andare bene così come sono, che ne dite? Qualche giorno fa ho fatto un post sulla community di YouTube, più precisamente un sondaggio che vi dava la possibilità di scegliere su quello che sarebbe stato il prossimo contenuto che avrei portato in un video, che sarebbe questo video, e più di 740 persone hanno votato e il 50% di queste hanno votato fai la reazione a CiccioGamer89 che parla di cripto. Ebbene sì, qualche giorno fa c'è stata una live, non so precisamente dove, cosa e come, dove CiccioGamer89 effettivamente ha parlato di cripto sbagliando qualcosina. Io ho guardato qualcosa su TikTok ma non l'intero suo intervento e quindi oggi siamo qui a fare proprio questo. Per quei pochi che non lo conoscessero, CiccioGamer89 è uno youtuber che pubblica video da tanti anni qua su YouTube nel settore del gaming e conta più di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di follower. E ogni tanto lui o nei suoi video o nelle live degli altri si mette a parlare anche giustamente di altri discorsi al di fuori di quello del gaming, come nel caso di oggi. Una cosa che voglio specificare è che so che questo video è un pochino più ludico, però ci sono stati alcuni di voi che nei commenti mi hanno detto porti una reazione su questo argomento perché effettivamente sono informazioni sbagliate e tutti coloro che non ne sanno di questo mondo potrebbero effettivamente avvicinarsi perché sentono parlare il loro idolo, ad esempio CiccioGamer89, come potrebbe essere chiunque altro, però con informazioni che sono molto errate, e quindi sarebbe bello avere una correzione, passatemi il termine, di quello che ha detto CiccioGamer89 in modo tale da non fare passi sbagliati. Naturalmente spero abbiate capito il concetto. Prima però di incominciare con il video effettivo vi chiedo come al solito un mi piace di supporto. Questa volta voglio essere anch'io un pochino più youtuber, ve ne chiedo almeno 600, so che sono abbastanza, però ultimamente siete davvero molto molto forti e di questo vi ringrazio. Poi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, è gratis, è semplicissimo, e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche così non vi perderete nemmeno un video e guardate tutto il video, così poi potete commentarlo e farmi sapere la vostra, che è fondamentale. Ma ora basta perderci in chiacchiere perché è giunto quel momento. Probabilmente Ciccio Gamer adesso direbbe paracadute sulle spalle, let's go, ma io dico cuffie sulle orecchie e andiamo a ascoltare cosa ha detto il nostro caro Ciccio. Ed ecco il pezzo della live estratto, andiamocelo ad ascoltare assieme. Hai fatto prima un riferimento alle criptovalute, ok? Sì. Ti ho visto di recente in un video su YouTube con la maglietta di Shiba Inu. Sì, ma io sono folle, ragazzi, ho un portafoglio particolare. Sono anch'io nella tua stessa situazione. Tu hai un tuo punto di vista su questa cosa, se vuoi dirlo, oppure... Allora... secondo me gli NFT sono una bolla speculativa gigante, okay. Enorme secondo me, cioè se c'è rientrato all'inizio avremmo fatto dei grossi guadagni tutti quanti, okay. Invece le cripto secondo me hanno ancora un ottimo mercato, l'unica cosa che secondo me bisogna rischiare... Interrompo un secondo, naturalmente non vado ad analizzare il suo discorso perché l'ho sentito solo in parte. Quello che voglio dire però è che già utilizzando un termine secondo me come è ancora una buona opportunità fa sembrare tutto un mercato quasi vecchio, ma sappiate che siamo solo all'inizio probabilmente di tutto quello che le cripto potranno portare. Però continuiamo. Un po' di più rispetto a qualche anno fa. Ad esempio, se qualche anno fa c'era Ethereum, Binance, Bitcoin, che adesso sono stablecoin, dove tu ci puntavi e ti potevi anche arricchire, in questo momento bisogna trovare, secondo me... Piccola precisazione sul fatto che Ethereum, come Bitcoin, BNB, non sono stablecoin. Qualche cripto ancora acerba dove puntare. Ad esempio Shiba Inu ha una grandissima community. Dogecoin lo sto rivalutando perché veramente è una cripto che si... Il valore di una coin è vero che è dato dalla quantità delle persone che effettivamente la spostano, la holdano eccetera eccetera, ma la community fomentata non è spesso e volentieri un ottimo aspetto da avere all'interno di una cripto. Però andiamo. Si basa tutta su Elon Musk, ma completamente, cioè se lui sbadiglia quella cripto ha una flessione. Ma in realtà però anche Shiba, cioè... È Elon Musk che muove tanto il mercato cripto come in realtà tanti altri mercati quando fa dei post un pochino bizzarri sul suo Twitter. Ho capito, nel momento in cui Elon Musk comincia a parlare di Shiba fa la stessa fine di Dogecoin, no? Ecco. Però è diverso perché Shiba ha una grandissima community, enorme, gigante.
Invece Dogecoin proprio si basa su Elon Musk, cioè la sua cavolo di cripto involontariamente. Però io, ecco, per esempio, non sono grande fan di Shiba Inu, per il discorso che, secondo me, non, essendo nata un po' come shitcoin, come meme coin, non si basa su un progetto effettivamente interessante, come allora, averla un Cardano, un Solana, eccetera. Sono d'accordo con te, ma il mio ragionamento è questo. Noi sappiamo quanto possa essere forte una qualsiasi community, e Shiba Inu è la più grande community che ha sul mercato cripto. In questo momento Shiba Inu vuole fare la sua blockchain e in più sta tirando fuori due videogiochi per fare il Coinborn, d'accordo? Quindi saranno due videogiochi basati sul metaverso. Se questo funziona, qualche zero ce lo mangiamo. Quindi è nata come una meme coin, ma sta crescendo, una cosa seria. Ad esempio, io sono nato il mio viaggio su YouTube è nato per scherzo, cioè non volevo farlo, ma è diventato un lavoro. Quindi io mi aspetto qualsiasi cosa dal futuro. Questa osservazione devo dire che può essere corretta come non lo può essere, quindi effettivamente ha un senso il suo metodo di pensiero. Allora. Partiamo dal fatto che ognuno deve avere le sue idee, deve fare le sue ricerche e trarre le sue personali conclusioni. Ma quello che mi ha un pochino infastidito, se posso dire, è che all'inizio di questa conversazione Ciccio Gamer non abbia specificato il fatto che lui non sia assolutamente esperto di questo settore. Ora, non lo dico per insultarlo, non lo dico perché lo conosco in maniera personale, lo dico da quello che ho visto in questi soli 2 minuti. Purtroppo, già non avere ben chiaro cosa sia una stablecoin vuol dire che tu in questo settore non abbia tanta esperienza, ok? E l'unica cosa che magari mi può dare fastidio, passatemi il termine, è che magari tanti ragazzini che comunque stanno crescendo con Ciccio Gamer, magari sono sull'età di 17, stanno andando verso i 18 anni e inizieranno magari il loro percorso di investimenti, potrebbero sentire queste parole essere influenzati in una maniera magari errata, ok? L'unica cosa è questa, il fatto che Ciccio Gamer non si sia qualificato come totalmente inesperto in materia. Per carità, lui stesso ha detto che è un portafoglio pazzo, però ciò non fa trapelare che effettivamente ne capisca poco. Ultima cosa che ci tengo a specificare è che io non sono assolutamente nessuno per potermi permettere di commentare il portafoglio di Ciccio Gamer come quello di chiunque altro. Semplicemente in questo video ho voluto sottolineare il mio disappunto sul suo intervento a livello di sicurezza, nel senso che non è esplicitato il fatto di non essere esperto, anzi di essere molto inesperto per quello che mi sembrerebbe effettivamente vedere. Direi che con tutte queste premesse, cose che dovevo dire, però non so, giustamente alcuni si potrebbero offendere, ma il mio obiettivo non è offendere Ciccio Gamer, era solamente chiarire questa cosa qui. Direi che il video di oggi potrebbe anche finire qui e spero che effettivamente un video un pochino più ludico vi possa avere comunque intrattenuto. Fatemelo sapere nei commenti, per me è molto molto importante il vostro feedback. Ci vediamo a un prossimo video e grazie a tutti della visione.